Il discepolo missionario ha con Gesù un legame più forte di qualunque altro affetto. Egli non porta se stesso ma il Signore e mediante lui l'amore del Padre Celeste. È la riflessione offerta da Papa Francesco prima della preghiera mariana dell'Angelus, commentando il Vangelo domenicale che presenta il momento in cui Gesù istruisce i dodici apostoli per prepararli alla missione nei villaggi della Galilea e della Giudea. Il Pontefice ha sottolineato che nulla può essere anteposto a Cristo perché la condizione del discepolo esige un rapporto prioritario con il Maestro. Chi si lascia attrarre in questo vincolo di amore e di vita con il Signore Gesù diventa un suo rappresentante, un suo ambasciatore, soprattutto con il modo di essere, di vivere. Bisogna che la gente possa percepire che per quel discepolo Gesù è veramente il Signore, è veramente il centro della sua vita, il tutto della sua vita. Non importa se poi, come ogni persona umana, ha i suoi limiti, anche i suoi sbagli, purché abbia l'umiltà di riconoscerli. L'importante è che non abbia il cuore doppio, e questo è pericoloso. Io sono cristiano, sono discepolo di Gesù, sono sacerdote, sono vescovo, ma ho il cuore doppio. No, questo non va. Non deve avere il cuore doppio, ma il cuore semplice, unito, che non tenga i piedi in due scarpe, ma sia onesto con se stesso e con gli altri. La doppiezza non è cristiana. Per questo Gesù prega il Padre affinché i discepoli non cadano nello spirito del mondo. O sei con Gesù, con lo spirito di Gesù, o sei con lo spirito del mondo. La nostra esperienza di sacerdoti ci insegna, aggiunto il Pontefice, che è proprio questa accoglienza del santo popolo fedele di Dio che aiuta ad essere un buon prete. C'è una reciprocità anche nella missione, ha concluso Francesco. Se tu lasci tutto per Gesù, la gente riconosce in te il Signore. Ciò ti aiuta a rinnovarti e purificarti dai compromessi, a superare le tentazioni.